Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti. Siamo al nono appuntamento di questa iniziativa, Lavoro Culturale, iniziata il 26 gennaio scorso. Ci avviamo alle conclusioni di questo percorso e stasera abbiamo il piacere di ospitare Miguel Gotor, che è autore del libro appena uscito. Anche questa è una coincidenza molto fortunata, molto favorevole per il nostro seminario. Il libro è uscito da 2 settimane fa e è quello che vedete, Il Memoriale della Repubblica, gli scritti di Aldo Moro dalla prigionia e l'anatomia del potere italiano. Gli passerò la parola, ma prima mi vorrei riservare la possibilità di dire giusto 2 parole per introdurre questa giornata di oggi all'interno del progetto complessivo. Come sapete, tra i vari temi che abbiamo trattato, ce ne sono almeno due che qui vale la pena di ricordare. Da un lato abbiamo riflettuto fin dalle prime battute del seminario sul concetto di potere e abbiamo iniziato affrontandolo da un punto di vista filosofico. Poi abbiamo riflettuto insieme al professor Lancioni sul concetto, diciamo, di efficacia, su come il potere si appoggi ad una retorica, su come questa retorica contribuisca ad inquadrare le categorie del dibattito pubblico all'interno del quale tutti noi ci muoviamo. Un altro versante, un altro punto chiave, un'altra parola chiave della nostra riflessione è stata quella di riflettere sui linguaggi, sulle modalità di scrittura del contemporaneo. Abbiamo cercato di riflettere sulla forma blog, abbiamo dialogato con un traduttore romanziere come Alberto Brunetti su quali fossero le modalità attraverso le quali il racconto di finzione poteva rendere una traccia della storia tanto problematica dell'Argentina nel Novecento, in anni molto vicini e molto intimamente legati a quelli che oggi ripercorreremo con Miguel Gotor. Ecco che oggi ci troviamo in qualche modo, abbiamo la fortuna di ospitare uno studioso che ha trattato di un oggetto che già in sé contiene, annoda e riarticola tutti questi punti che ho provato qui a ricordare. Abbiamo innanzitutto un testo, o comunque un corpus, un'opera aperta, come scrive Gotor, il Memoriale di Aldo Moro, un testo scritto in condizioni di prigionia. Un testo attraverso il quale un uomo di potere tenta di contrattare o negoziare la propria libertà attraverso la scrittura e attraverso una scrittura del proprio tempo. Quindi di nuovo potere e scrittura, potere e retorica, potere ed efficacia del discorso. Dall'altro lato, per uscire dal merito ed entrare più in questioni di metodo, abbiamo un lavoro di ricerca, di una ricerca storica come quella di Gotor, che riarticola il metodo e riafferma il metodo dello storico, però riflettendo in modo molto problematico su quelle che sono sì questioni di metodo e di impianto, ma anche questioni di scrittura e di comunicazione. In qualche modo, ne parlavamo prima, ci sono anche dei tentativi coraggiosi di rendere una grande vicenda storica del Novecento italiano un grande racconto raccontabile, e raccontabile a tutti, al di fuori degli specialismi, senza mancare dal rigore di metodo. Oggi Miguel Gotor ci racconterà in qualche modo quella che è il risultato ottenuto da questo suo ultimo lavoro. E quindi gli chiediamo in qualche modo di entrare nel merito di che cos'è innanzitutto il memoriale di Aldo Moro, di che cosa si tratta, perché è un oggetto conteso, perché è importante non soltanto farne un'analisi del testo, ma è anche importante ricostruire il contesto, il campo di tensioni, di forze che attorno si sviluppano. E poi in seguito magari in una seconda domanda, visto che si manterrà questa forma un po' più di dialogo, visto che si tratta anche di una presentazione di fatto di un libro appena uscito, entreremo più in questioni di metodo. Ci sono dei passaggi nel libro di una straordinaria qualità letteraria e sembra quasi strano che a vederle scritte è uno storico che in alcuni momenti, in alcuni passaggi anche del suo precedente lavoro, aveva anche attaccato un certo atteggiamento verso una finzionalizzazione dietrologica degli eventi del nostro Novecento.
Miguel Godor, giusto due parole per presentarlo in termini accademici e scientifici, è ricercatore di storia moderna presso l'Università degli Studi di Torino. Si è occupato per lo più di 500 e 600, ma nonostante forse abbia delle reticenze ad ammetterlo, credo sia anche da quello che è all'interno della storia contemporanea, visto che i suoi due ultimi studi, Lettere dalla prigionia di Aldo Moro, delle quali ha curato l'edizione, e quest'ultimo sul memoriale, il Memoriale della Repubblica, sono di fatto delle opere che affrontano il contemporaneo, a viso aperto. Lascio a lui la parola.